Siamo con il dottor Marco Bognardi, medico dell'ospedale di Niguarda, esperto nel campo della chirurgia endocrina. Dottor Bognardi, i dati ci dicono che negli ultimi 20 anni i casi di tumore alla tiroide sono cresciuti del 200%. A cosa è dovuto questo notevolissimo incremento? Sicuramente oggi disponiamo di strumenti di indagine, soprattutto l'ecografia, che consentono di individuare molti più casi rispetto a una volta di tumore e molto più precocemente, nel senso che l'ecografia può individuare anche noduli molto piccoli di 1 centimetro che non sarebbero peraltro rilevabili ad un esame clinico. A questa diffusione di indagini strumentali però si devono anche forse porre in considerazione dei fattori ambientali. Ci sono stati dopo Chernobyl sicuramente dispersioni di radiazione nell'ambiente che possono avere favorito un incremento di incidenza di questi tumori. Ecco, quando e come intervenire chirurgicamente, dottor Bognardi? Una volta che è stata posta la diagnosi di tumore della tiroide è indispensabile procedere all'intervento chirurgico che consiste a tutt'oggi di un'asportazione completa della tiroide. Questo intervento oggi si avvale anche di tecniche mini-invasive che consentono di asportare completamente la tiroide con piccole incisioni cutanee, quindi con un risultato estetico molto più favorevole. Teniamo conto che la maggior parte dei pazienti affetti da questa patologia sono pazienti giovani, quindi anche molto sensibili a questo aspetto. Questa tecnica mini-invasiva consente anche un più rapido recupero post-operatorio e una contrazione della degenza a 2 giorni di ricovero. Ecco, dottor Bognardi, invece quali sono le domande che più frequentemente le pongono i suoi pazienti? Ma sicuramente, vista anche la giovane età, la domanda che più spesso ci pongono, e questa domanda ce la pongono anche i genitori, è quali sono i risultati e quali sono le prospettive di vita per questi pazienti. Possiamo dare sicuramente delle risposte molto rassicuranti, perché sono tumori che, se operati tempestivamente in modo radicale, consentono una guarigione in più del 99% dei casi. Quindi si può promettere a questi giovani pazienti una vita assolutamente normale, con la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità affettive e lavorative in loro possesso. Noi ringraziamo il dottor Marco Bognardi dell'ospedale di Niguarda, Caganda, esperto nel campo della chirurgia endocrina. Grazie dottor Bognardi per questa ampia carrellata sui tumori della tiroide.